iniettare farmaci da remoto a distanza. E come si iniettano a distanza? Colleghiamo un po' i puntini, sentiamo. Quello che il 5G permetterà di fare rispetto ad oggi è sostanzialmente avere molta più velocità, molta più banda, quindi poter trasmettere più dati più rapidamente, ma soprattutto permetterà che l'effetto latenza, quindi il tempo in cui un segnale torna indietro, il tempo in cui il mio dito tocca il tavolo e il mio cervello si accorge che c'è stato questo contatto, permetterà di portarlo sotto i 8-9 millisecondi, che è appunto una reazione quasi di sensibilità fisica. Questo nei fatti vuol dire che si potrà collegare oggetti, si potrà collegare robot, si potrà collegare tutto e avere una remotizzazione di tutti i controlli, dalle serrature delle porte che diventeranno elettriche, alle macchine che leggeranno ovviamente chi attraversa la strada, se posso girare o no, ai sistemi medici, quindi avere in tempo reale le condizioni di una persona e iniettare magari o rilasciare una sostanza medica che è necessaria per le condizioni della salute, cioè si potrà fare tutto in remoto quasi istantaneamente. Questo non arriva il primo giorno, questo arriva nel tempo ovviamente. Saranno delle trasformazioni profonde, le fabbriche cambieranno completamente, il sistema di trasporti cambierà completamente, il sistema di gestione degli edifici cambia completamente, noi non avremo più un riscaldamento che dice devo portare la temperatura a X, la devi portare a quello che servirà al numero di persone presenti a stare bene e magari aprendo delle finestre, chiudendo le finestre, se fa caldo, se fa freddo. Quindi la caldaia sostanzialmente ragionerà con mille input che le arriveranno da tante cose e tutti noi abbiamo sperimentato, no, il posto che è troppo caldo, che è troppo freddo, ma lo stesso si applicherà alla sicurezza, lo stesso si applicherà alle entrate, non ci sarà più bisogno di passare un badge, ci sarà il riconoscimento facciale e chi deve entrare entra, chi non deve entrare non entra. E ora vediamo un po' di reazioni a questo discorso. Cominciamo dall'avvocato Marco Mori, che da tempo aveva messo in guardia soprattutto sulla Lega e sul fatto che non fosse affatto una forza sovranista, come poi ha dimostrato. E Mori fa un invito a tutti i movimenti che non sono rappresentati attualmente in Parlamento ad unirsi insieme per le prossime elezioni e creare un forte fronte per l'uscita dall'Unione Europea. Ve l'avevo detto, ora svegliatevi per favore, chi ancora non ha capito si svegli, non ci sono strategie, la strategia era pigliarvi per il culo, cioè questa era la strategia, è sempre stata questa, non ci sono state altre. La porta è ancora aperta per chi comunque ha tradito, perché ormai si parla di tradimento, perché se c'è qualcuno che si recupera la causa e ti porta dei voti, ben venga, se dobbiamo raggiungere quelle maggioranze necessarie a essere presenti in Parlamento e poi fare la massiccia campagna che ci deve portare a riprenderci quelle famose chiavi di casa di cui uno di questi personaggi ha sempre parlato, per poi dire oggi che fondamentalmente era soltanto nulla di reale, era semplicemente una sceneggiata che si portava avanti così, non era politica reale, ma lo sappiamo, insomma questo è. Un'ultima chance di un fronte unito per il 2023, io lancio fortemente questa idea, farò azioni dirette a portare avanti questa posizione, non bisogna più dividere assolutamente, non bisogna pensare in nessun modo a nuovi soggetti politici o altro, basta, assolutamente bisogna riunire quelli che già esistono, questo è quello che va fatto, sotto la bandiera ovviamente dell'uscita dell'Italia dall'euro e dall'UE. Poi sul come eccetera, noi abbiamo le nostre chiare idee, c'è un modello costituzionale, una costituzione economica da rispettare, l'ho esposte più volte, le esporrò ancora in futuro, ma il punto è l'uscita. E basta farvi prendere per i fondelli, smettete di credere alle favole di chi vi prende in giro, cioè basta, adesso non fatevi fregare poi dalla posizione di opposizione che avrà Giorgia Meloni, per favore basta, non c'è nessuno in Parlamento, salvo guardare appunto a chi si salva del gruppo misto, che sono solo lì quelli che hanno avuto coraggio, se ne sono andati lì, tutti gli altri sono tutti uguali, sapete, avete chiaro e tondo che la nuova realtà va costituita ed è fuori dal Parlamento, è straparlamentare. La salvezza è votare quelli che non sono lì, quelli che sono lì devono essere estinti, poi vedremo i singoli che vorranno distaccarsi, nel caso ci ragioneremo nuovamente, però insomma, ve l'avevo detto, Draghi Presidente del Consiglio, grazie alla strategia, bravi, bravissimi, Lega 5 Stelle, chapeau, grazie per averci regalato questo sogno.